Benvenuti a Torino Web News, torna anche quest'anno il Torino Film Festival, 29esima edizione. Oggi cominciamo la puntata da Piazzale Valdofusi, che ospiterà nei giorni del festival Giardino d'Inverno, un nuovo spazio per parlare di cinema e non solo, con un'area ristoro e bar e una folta programmazione di eventi, sonorizzazioni, concerti, DJ set che potrete conoscere visitando il sito www.torinocultura.it. Ma adesso scopriamo insieme la 29esima edizione del Torino Film Festival. Il protagonista di questa edizione del Torino Film Festival è Robert Altman. Il 29esimo Torino Film Festival è l'occasione per rivedere o vedere per la prima volta tutti i film di Altman girati per la televisione e per il cinema, sono più di 40 in totale, ma anche i documentari industriali realizzati negli anni 50 e le serie TV dirette negli anni 60. Ma il festival è naturalmente composto di numerose altre sezioni, a partire dai 5 concorsi: Torino 29, Italiana Doc, Italiana Corti, Concorso Documentari Internazionali e Spazio Torino, e poi lo sguardo al cinema sperimentale all'avanguardia di Onde, che ha fra i suoi titoli un omaggio al cineasta francese Eugène Grill, o la sezione Rapporto Confidenziale, monografica come sempre e dedicata non a un genere ma a un cineasta contemporaneo molto prolifico ma pochissimo noto in Italia, il giapponese Sion Sono, poeta, romanziere e cineasta eccentrico. C'è poi la sezione Festa Mobile, che come sempre propone circa 50 tra i film più interessanti, curiosi o spettacolari prodotti nell'ultimo anno e inediti in Italia, che quest'anno vive nella sua doppia anima, figure nel paesaggio e paesaggio con figure. A completare le riflessioni sul cinema che caratterizzano il Torino Film Festival, gli omaggi a Dorian Gray, ironica diva degli anni 50 italiani, e ad Anzano Giannarelli, entrambi scomparsi di recente. E naturalmente gli incontri con i cineasti italiani che a Torino racconteranno, nella sezione Figli e Amanti, la nascita della loro passione: Asia Argento, Antonio Albanese, Sergio Rubini e Kim Rossi Stewart. Infine il Gran Premio Torino, che in questa edizione viene assegnato a uno dei più bizzarri, rigorosi e morali degli autori europei contemporanei, Aki Kaurismäki. E qui da Piazza San Carlo, dove vengono allestite in questo momento, lo vedete alle mie spalle, le iniziali del Torino Film Festival, vediamo adesso quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. La Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino inaugura con la mostra personale dell'artista James Brown un nuovo progetto di ricerca scientifica sulle proprie collezioni permanenti, aprendo così un dialogo con artisti affermati e attivi sulla scena contemporanea internazionale. La mostra resterà alla Galleria fino al 12 febbraio. Passiamo alla musica classica, 5 concerti giovani per tutti, musica classica eseguita da giovani talenti al Centro Congressi del Lingotto in Sala 500. Si parte il 28 novembre con il quartetto Liszt, che apre la rassegna eseguendo il quartetto numero 15 di Schubert. Si passerà poi a Carlo Pavese e le sue formazioni corali giovanili, Piccoli Cantori di Torino, Coro G e Torino Vocal Ensemble, il duo per pianoforte a quattro mani formato da Daniel e Anton Gerzenberg, il duo Alessandra Russo e Ave Krupp, per concludere l'8 maggio con il quintetto di fiati Papageno e la pianista Raffaella Damaschi. Finiamo con la musica leggera, torna a Torino Jovanotti per il suo Ora Tour, sarà al Paralimpico Isozaki martedì 29 novembre, mentre giovedì 1 dicembre Mauro e Manno Giovanardi, ex La Crusse, si esibisce all'Hiroshima Mon Amour a partire dalle ore 22. Vi ringraziamo per averci seguito, vi segnaliamo che quest'anno il Torino Film Festival ritorna anche al Cinema Reposi, all'interno del quale troverete la biglietteria del festival, l'altra biglietteria la troverete all'interno del Greenwich Village, mentre per comprare abbonamenti o ritirare accrediti potete rivolgervi ai box office come quello che vedete alle mie spalle, uno è qui in via Mendola dove ci troviamo in questo momento, l'altro è di fronte al Cinema Massimo. Buon Torino Film Festival dalla redazione web della città.